Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. A Limone Piemonte, Grillo deve rimuovere i rottami dell'auto in cui morirono tre persone. Ma di che cosa stiamo parlando? Era il 1981. Beppe Grillo esce fuori di strada con la sua macchina. E muoiono tre persone che erano a bordo. Lui si salva. Viene condannato a 14 mesi di reclusione. 14 mesi di reclusione per omicidio colposo. Omicidio colposo con condanna a 14 mesi, omicidio colposo plurimo, e avvenne il 7 dicembre del 1981. Lungo la cosiddetta Via del Sale, un'antica strada che scavalca le montagne tra Italia e Francia. Quel giorno Beppe Grillo e un gruppo di amici stavano compiendo una gita lungo quella strada. Il comico era al volante del suo fuoristrada Chevrolet. Su un tratto di strada ghiacciata, l'auto aveva cominciato a slittare all'indietro, urtando prima uno sperone di roccia e poi precipitando nel vuoto. Grillo si era salvato buttandosi fuori dall'abitacolo, manovra non riuscita a Renzo Giberti, alla moglie Rossana Quartapelle e al loro figlio di 9 anni, Francesco, tutti morti nel terribile schianto. Dopo che ci furono i processi, Grillo fu assolto in primo grado e condannato nei due successivi gradi di giudizio. Nessuno si è mai preoccupato però di recuperare i rottami dell'auto rimasta incastrata per 39 anni ad arrugginire sul fondovalle. Molti turisti che transitano lungo la Via del Sole però ancora oggi si fermano a fotografare il macabro reperto, a volte esponendosi a loro volta a pericoli. Da qui la decisione del sindaco di Limone Piemonte: quel rottame non è un trofeo da mostrare ai turisti. Bisogna avere rispetto per le persone coinvolte in quella tragedia, ha dichiarato alla stampa. Da qui l'intenzione di rimuovere i resti del fuoristrada e di coinvolgere Beppe Grillo nell'operazione, anche perché ovviamente l'operazione ha un costo per rimuovere quel relitto. Io sto vedendo una foto, è in fondo proprio una vallata. Sicuramente ci vuole un elicottero che lo agganci, che agganci questo fuoristrada e lo porti via. Non so di che fuoristrada si tratti, perché così vedendolo nella fotografia non si riesce a capire che tipo di fuoristrada Chevrolet è. Ma da 39 anni quei rottami rimangono lì in fondo a un burrone sotto questa strada di montagna nel Cuneese, all'interno del quale questa macchina, come dicevamo, morirono tre persone. Però è diventata meta di pellegrinaggi pericolosi da parte di curiosi. Il sindaco di Limone chiede appunto di rimuoverlo e che Grillo stesso collabori all'operazione. Lo contatterò di persona, dice, per trovare una soluzione condivisa, dice Massimo Riberi, primo cittadino del comune, cioè il sindaco del comune di Limone Piemonte. Lo dice alla stampa di Torino, che ha anticipato la storia. Vediamo se riesco ancora a leggere l'articolo di quel tempo. È scritto un po' piccolo, ma ve lo leggo. Il titolo dice questo: cade in un burrone l'auto di Beppe Grillo, muoiono tre, il comico salta e si salva. Il sottotitolo dice: nell'incidente di Limone Piemonte è rimasto gravemente ferito l'altro passeggero. Mentre l'articolo dice così: Limone Piemonte, Beppe Grillo, il noto comico genovese, è uscito indenne da un tragico incidente accaduto lunedì presso Colle di Tenda, nel quale sono morti tre suoi amici e un quarto è rimasto gravemente ferito.
Grillo era alla guida di un fuoristrada finito in un burrone. Si è salvato buttandosi fuori in tempo. Non altrettanto sono riusciti a fare gli altri quattro occupanti il veicolo. Le vittime appartengono tutte alla famiglia Giberti. Sono Renzo Giberti, 45 anni, di Genova, titolare di un'agenzia per la distribuzione di libri e giornali. La moglie Rossana Quartapelle, 35 anni, e il figlio Francesco di 9 anni. Il ferito, anch'esso genovese, è Alberto Mambretti, 40 anni. Ha riportato uno shock traumatico al capo, frattura del braccio sinistro ed altre ferite. È ricoverato, poi dice, sentita male, ha fatto frenare il veicolo ed è sceso. Lunedì non c'era neve sul percorso, ma c'era l'insidia del ghiaccio e a causa di questo alle 16:30 è successo il peggio. In località Cabanaira, vicino alla vecchia strada militare che l'auto di Grillo percorreva, c'è una piccola sorgente d'acqua. In un tratto ha coperto la carreggiata con una lastra di ghiaccio. La Chevrolet è finita sopra e le ruote sono impazzite. Il pesante mezzo è scivolato all'indietro, prendendo sempre più velocità. Grillo ha cercato di strisciare contro la parete per frenare il veicolo, ma non ci è riuscito. La Chevrolet ha urtato contro uno spuntone di roccia e ha compiuto una sorta di testa coda ed è finita nel vuoto. In quell'istante Grillo è riuscito ad aprire la portiera e a saltare via. I cadaveri dei tre Gilberti morti sul colpo sono stati recuperati ieri. Grillo, sotto shock, è stato interrogato dal maresciallo dei carabinieri di Limone Piemonte e ha poi ottenuto di rientrare a Genova. La Procura della Repubblica di Cuneo ha aperto un'inchiesta. Questo è l'articolo che sono riuscito a leggervi. Non si sa in quale giornale sia, dice solo dal nostro corrispondente. Quindi. Comunque, questo è quello che è successo, probabilmente molti non se ne ricorderanno. Quindi viene poi condannato per omicidio colposo plurimo. E mi viene in mente, a parte questa tragedia, mi viene in mente proprio Di Battista che l'altro giorno parlava di Berlusconi. Voi sapete che lo odia con tutto se stesso. Berlusconi non lo chiama Berlusconi, lo chiama il pregiudicato. Il pregiudicato in maniera sprezzante. Poi si evince che quella condanna probabilmente è stata ordinata, diceva il giudice Franco, poi deceduto, ordinata dall'alto. E poi si dice che probabilmente dalle parole di Franco Berlusconi è stato condannato a prescindere in quanto un mascalzone da un plotone di esecuzione. Quindi con grandissima probabilità tutto quel processo è una farsa per condannare Berlusconi. Nonostante Di Battista abbia scoperto e capito che una parte della magistratura è contro i leader del centrodestra, prima Berlusconi, poi Salvini, chiama Berlusconi in maniera sprezzante il pregiudicato. Però non ho mai sentito chiamare Grillo il pregiudicato, perché la condanna a 14 mesi per omicidio colposo plurimo c'è. Però capite che i 5 Stelle hanno sempre due pesi e due misure. Se si parla di loro c'è il silenzio assoluto, se si parla degli altri il pregiudicato. Questa è una caratteristica che lascia da pensare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.